non sarebbe stato un incidente, ma un gesto volontario. Da qui l'accusa per tentato omicidio nei confronti di Monica Santi, babysitter di 32 anni, incensurata, laureata in economia e commercio, arrestata ieri dopo quanto accaduto a Solera, nella provincia di Modena, dove ieri, intorno alle 10:30, un bambino di 13 mesi è caduto dall'alto facendo un volo di circa 3 metri dal secondo piano di casa sua. In quel momento i genitori erano al lavoro e in casa, oltre alla tata, c'era anche la Golf. Il piccolo è adesso ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna, dove è giunto in condizioni critiche e trasportato in eleambulanza. Sarebbero stati alcuni vicini di casa a dare l'allarme dopo essersi accorti che a ridosso dell'edificio giaceva, a terra, il piccolo. Era riverso a terra, sembrava dormisse, ha raccontato l'uomo che per prima ha chiamato il 112 e che però, precisa, non ha visto altro. Chiaramente sotto shock i parenti del bimbo. Non aveva mai dato segni di squilibrio, ha chiarito in serata la nonna del piccolo, riferendosi alla babysitter. È sotto shock, fortemente provata, non ricorda niente, spiega Francesca Neri, l'avvocata nominata d'ufficio che assiste Monica Santi. La donna lavorava da gennaio con i genitori del bimbo.